Maria De Filippi su Silvio Berlusconi, con Maurizio Costanzo rapporto stretto. Un anno fa moriva Silvio Berlusconi, il ricordo della conduttrice. Oggi, ma un anno fa esatto, veniva a mancare Silvio Berlusconi. I primi a dare questa terribile notizia sono stati Francesco Vecchi e Federica Panicucci. È tutta la prima parte della puntata di oggi di Mattino 5 è stata dedicata alla commemorazione dell'ex premier e del fondatore di Mediaset. Si segnala che in questa occasione è stato mandato in anteprima l'intervento di Maria De Filippi nello speciale che verrà trasmesso stasera alle 20.35 su tutte e tre le reti Mediaset intitolato Caro Presidente, un anno dopo. In questa occasione la De Filippi non ha nascosto di aver incontrato poche volte Berlusconi, ma quando è successo è sempre riuscito a metterla a suo agio. La mia conoscenza con il presidente Silvio Berlusconi parte da Maurizio Costanzo. Ho visto Berlusconi poche volte e mi ricordo che ero anche agitata. Venne a cena da noi e sapeva metterti al centro. Maria De Filippi parla del rapporto tra il fondatore di Mediaset e suo marito. Successivamente la conduttrice di Uomini e Donne, sempre in questa clip mandata in anteprima oggi a Mattino 5, ha colto l'occasione per parlare del rapporto tra Silvio Berlusconi e Maurizio Costanzo. Maurizio con lui aveva un rapporto strettissimo. Aveva una vicinanza intellettuale importante. Maurizio gli voleva sinceramente bene. Si volevano bene. La presentatrice di Canale 5, il cui futuro televisivo sarà ancora a Mediaset, ha poi voluto anche svelare un aneddoto. Di cosa si tratta? In pratica ogni 28 agosto Costanzo aspettava la telefonata di Berlusconi, che gli augurava buon compleanno, aspettava la sua telefonata di buon compleanno. La clip del ricordo della De Filippi. Maurizio Costanzo ha sempre avuto la massima libertà, ha rivelato la presentatrice. Maria De Filippi, sempre in questo RWM, ha poi tenuto a precisare che Silvio Berlusconi e suo marito hanno sempre avuto idee politiche diametralmente all'opposto. Tuttavia l'ex premier non ha mai negato la libertà a Costanzo di ospitare chi meglio credeva nelle sue trasmissioni. Nonostante fossero di idee politiche diametralmente opposte, Maurizio ha potuto ospite in trasmissione chi voleva. In questo Silvio Berlusconi ha sempre dato un'estrema libertà. La conduttrice in questa clip mandata in onda in anteprima a Mattino 5 ha poi confessato che Berlusconi ha sempre avuto un grande rispetto nei confronti di tutti i lavoratori di Mediaset. E in questo posso dire che era assolutamente fantastico. Per vedere il suo intervento integrale e quello dei colleghi, tra cui Gerry Scotti, non resta che seguire lo speciale in onda stasera alle 20.35 circa su tutte e tre le reti Mediaset intitolato Caro Presidente, un anno dopo.